chiedere il perché di questo slogan a un'agenzia di marketing, perché noi, tutti noi, da una vita abbiamo messo al primo posto le persone, le donne e gli uomini, i loro diritti, la loro dignità. Questo avviene nella nostra vita quotidiana, non solo nei comizi o nelle comparsate televisive. Noi stiamo dalla parte di chi è stato colpito in maniera durissima in questi anni. Lo siamo stati, abbiamo sempre detto, a partire dalla feroce critica al neoliberismo, che tutto quello che era stato messo in campo aveva l'unico fine di colpire duramente le persone, le donne e gli uomini, e soprattutto le donne e gli uomini più deboli all'interno di questa società. Allora io credo che il nostro slogan debba essere sì prima le persone, ma anche con le persone, con le donne e con gli uomini. Noi dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto anche qui nella campagna elettorale di Milano nel 2011 e andare a parlare con le persone, con tutte le donne e gli uomini con cui abbiamo la possibilità di parlare, stanarle dalla loro disperazione, dalla loro arrendevolezza, dirgli che non bisogna arrendersi, che bisogna andare avanti. Questo è sicuramente il primo passo, ma è un passo importante che non finirà il 25 maggio, ma che tutti noi dobbiamo essere coscienti dovrà assolutamente proseguire anche dopo. Prima le persone con Tsipras. Grazie. Grazie Paolo.